Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Come prima cosa vorrei dire che da Presidente della Commissione di Vigilanza RAI mi piacerebbe avere un rapporto settimanale o al massimo ogni 10 giorni con voi che corrisponde con i ritmi che vorrei dare alla Commissione di Vigilanza RAI, perché vorrei riuscire a incontrarci in Commissione, Senato e Camera e Commissioni e in Camera e Senato permettendo, almeno una volta alla settimana. Vorrei imprimere questo ritmo dei lavori alla Commissione di Vigilanza RAI. E quindi poi automaticamente cerchiamo ogni volta poi di vederci e farci domande, fare dei resoconti e così via. Volevo dirvi che ieri abbiamo fatto il primo ufficio di presidenza della Vigilanza RAI e volevo darvi il calendario di quello che andremo a fare. Prossima settimana, martedì 25 giugno, faremo le prime 2 audizioni congiunte con Anna Maria Taranto, la Presidente della RAI, e Luigi Gubitosi, Direttore Generale della RAI. E quindi queste saranno le prime 2 audizioni, saranno fatte il 25 giugno, martedì alle 20:30. Chiaramente abbiamo già stabilito nell'ufficio di presidenza che ci sarà data la massima trasparenza a tutta la commissione e la massima visibilità ai lavori. Quindi sarà tutto quanto trasmesso tramite il canale satellitare della RAI, tramite per la stampa la diretta circuito chiuso all'interno del Palazzo San Macuto e tramite la diretta della web TV della Camera. Prenderemo tutto il tempo necessario per fare ogni tipo di domanda alla Presidente Taranto e al Direttore Generale Gubitosi e la prima seduta è prevista più o meno dalle 8:30 alle 23 e poi continueremo a secondo delle domande se ce ne sarà ancora bisogno. Quindi queste sono le prime 2 audizioni che faremo e a cui daremo nella Commissione chiaramente massima trasparenza. Un'altra cosa che ho chiesto in ufficio di presidenza, sono stati tutti quanti d'accordo, è di dare immediato avvio alla composizione della sottocommissione di permanente di accesso, perché comunque quel 5% in televisione, il 3% per radio, a cui hanno diritto associazioni di cittadini, piccoli gruppi, piccoli movimenti, deve essere assolutamente utilizzato e proprio in nome di tematiche anche diverse di partecipazione alla televisione e alla radio. E già ci stanno arrivando molte richieste e quindi questa è una cosa molto importante che non dovrà essere trascinata a lungo, ma spero entro fine giugno, anzi sono sicuro, costituiremo la sottocommissione di accesso e daremo avvio ai lavori. E spero oltretutto che la sottocommissione di accesso da regolamento si vedi una volta almeno ogni 3 mesi, ma cercheremo di avere un ritmo molto più serrato per espletare tutte le domande di accesso che arrivano. Queste sono le 2 notizie principali, poi chiaramente avremo i resoconti stenografici e sarà reso anche comunicativamente più accessibile con resoconti non solo stenografici ma resoconti di contenuti più sintetici di quello che si è detto per tutta la cittadinanza che vuole consultare sul sempre sito web della Camera alla voce della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI. E la RAI poi chiaramente, come ha fatto sempre, si è impegnata assolutamente a trasmettere tramite i dati dell'Osservatorio di Pavia sul monitoraggio dei programmi televisivi della rete RAI, ogni settimana ci trasmetterà i dati sulla presenza, in merito alla presenza dei soggetti politici nelle trasmissioni RAI, e ogni mese avremo un report anche sulla stessa tematica e che ci sarà fatto anche mensilmente, dove avremo
sia un resoconto appunto su tutti i dati, quindi numeri, statistiche, e sia un resoconto scritto che leggerà quei dati e quelle statistiche. Poi avremo ogni settimana, precisamente di lunedì, i dati Auditel, quindi i dati di ascolto di tutte le trasmissioni televisive della RAI. E cercheremo anche questi, che già sono accessibili, ma cercheremo di renderli accessibili in tutti i modi, in forma chiara, nei numeri e nei contenuti, in modo che iniziamo quel processo di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sul servizio pubblico dello Stato, che è la televisione pubblica, la radio pubblica. E fondamentalmente questo. Già sono arrivate e pervenute varie interrogazioni parlamentari nella commissione di vigilanza RAI da parte di alcuni deputati e senatori, avete anche voi riportato alcune notizie tramite le agenzie, quindi ci saranno sicuramente alcune questioni che saranno chieste e poste tramite le interrogazioni che già numerose stanno arrivando. Quindi quando parliamo di trasparenza nella gestione anche degli stipendi RAI, trasparenza nelle assunzioni e nei contratti e così via. Questo sarà sicuramente, vi annuncio, un tema che sarà dibattuto martedì alle 20:30, di cui tutti quanti anche sono stati d'accordo nell'affrontarlo. Adesso ci sono delle domande, magari prima delle domande inerenti, poi si può fare domande. Prego. Sì, perché sono arrivate le interrogazioni parlamentari proprio su questo, e quindi io me la metterei più genericamente sulla trasparenza della RAI in merito ai compensi, assunzioni e contratti. No, questa è una delle interrogazioni parlamentari che chiaramente sarà poi esplicitata in un senso molto più largo come trasparenza, e quindi la RAI nella sua dirigenza dovrà rispondere in qualche modo sulla trasparenza. E già ho letto una risposta su questo data sempre dalla RAI qualche mese fa, sul fatto che quando parliamo di trasparenza va bene, però dobbiamo anche esaminare e comprendere il fatto che la RAI è in un mercato concorrenziale e quindi anche di concorrenza. Sicuramente quindi inizieremo però a trattare in maniera molto forte e determinata questo tema, e cercheremo di iniziare a comprendere e far uscire dei dati molto più trasparenti. Luca Monticelli, Agenzia Dire. Io volevo capire, quando parlate di trasparenza sulle assunzioni in RAI, vorrei capire concretamente di cosa si parla, perché per quanto riguarda i giornalisti, in RAI vengono assunti giornalisti che sono precari nell'azienda da 4, 5, 6 anni a salire, mentre i nuovi contratti ai giornalisti, questo non so se lo sapete, vi do una notizia, sono stati fatti negli ultimi anni o facendo delle prime utilizzazioni dalla scuola di Perugia, la scuola di giornalismo di Perugia, oppure sono stati fatti con i concorsi nelle sedi regionali della RAI, ok? Quindi io non so le altre posizioni, però per i giornalisti di fatto non ci sono assunzioni, quindi vorrei capire voi a che cosa vi riferite, grazie. Noi ci riferiamo a delle interrogazioni, io mi riferisco in questo momento esclusivamente a delle interrogazioni parlamentari che stanno arrivando in ufficio di presidenza, che trattano di stipendi, di assunzioni, e cercheremo di fare anche queste domande alla Presidente Tarantola e al Direttore Generale Gubitosi, e renderemo chiaramente pubbliche completamente le interrogazioni parlamentari su questo. Funzioni di amministrativi o di incarichi dirigenziali? Sì, interrogazioni parlamentari sulle assunzioni, non ho letto interrogazioni adesso riguardo ai giornalisti. Ok, grazie.
se lei citava prima anche dati sul pluralismo, insomma, che la RAI fornirà, tra le interrogazioni che sappiamo sono arrivate c'è una del PDL che si lamenta degli squilibri nella trasmissione di Lucia Annunziata, la quale ieri ha detto che è pronta anche a venire in vigilanza. Voglio sapere se per caso intendete convocare anche l'Annunziata o comunque discutere questo tema. Ho letto l'interrogazione sulla trasmissione di Lucia Annunziata, dei dati, ho ricevuto la comunicazione di Lucia Annunziata riguardo al fatto che lei si rende disponibile ad intervenire, ad essere audita in commissione sulla vicenda. Chiaramente credo anche che l'ufficio di presidenza sarà d'accordo, nel momento in cui andiamo a parlare di trasmissioni specifiche sentiremo tutte quante le parti e valuteremo, però questo è un qualcosa che ancora dobbiamo, perché è arrivato in questi giorni, ed elaboreremo poi nel prossimo ufficio di presidenza. Sì, sono Secci di News 24. Presidente, lei è arrivato da poco in commissione, chiaramente pochissimo, in un clima politico che in qualche modo esprime delle novità. Qual è la realtà che emerge dal confronto con gli altri membri della Commissione di Vigilanza sulle vostre proposte, sulle ipotesi che lei ha avanzato nella prima conferenza stampa che ha fatto qua un paio di settimane fa? Cioè c'è riscontro, c'è partecipazione, c'è convinzione da parte delle forze politiche su un percorso di rinnovamento? Chiaramente ho fatto e abbiamo fatto un solo ufficio di presidenza fino adesso, perché abbiamo avuto una settimana, 5 giorni di tempo tecnico per l'avvicendamento dei dipendenti Camera con quelli del Senato, perché come sappiamo la Commissione e i dipendenti della Commissione seguono la presidenza, quindi la scorsa Commissione era il Presidente Zavoli del Senato e quindi c'erano tutti i dipendenti del Senato, e abbiamo dovuto adesso con la presidenza della Camera avere i dipendenti Camera. Abbiamo organizzato gli uffici e la prima data utile, permettendo sempre le sedute di, siccome bicamerale, di Senato e Camera insieme, abbiamo fatto un ufficio di presidenza, il quale, devo dire la verità, è stato molto molto collaborativo. Chiaramente sul lungo periodo, che man mano si vedranno tutte quante le cose, le dico che sicuramente la presidenza è determinatissima ad andare avanti negli obiettivi che ci siamo posti, e cercheremo in tutti i modi, di, insieme a tutta la Commissione, di essere d'accordo su più punti possibili in modo da riuscire a dare un cambio vero al servizio pubblico televisivo e radiofonico. Buongiorno Presidente, Alessio Falconi di Radio Radicale. 2 domande. La prima riguarda proprio un ricorso dei radicali che ha avuto un esito positivo da parte del TAR e del 2 maggio, la sentenza con la quale il TAR del Lazio annulla un'ordinanza dell'AGCOM. C'è un'interlocuzione che è molto interessante tra questi 2 organismi dello Stato e che sostanzialmente dà torto ad un'interpretazione che l'AGCOM ha dato rispetto proprio alla possibilità di accesso nei programmi televisivi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, nella fattispecie da parte degli interroganti radicali, dei ricorrenti, ma la cosa evidentemente è estendibile anche ad altre ipotesi. Quindi se in qualche modo, la prima domanda, se vi occuperete e vi interesserete di questa vicenda. La seconda domanda riguarda quello che ha detto questa mattina il vice ministro Catricalà in merito a quanto anticipato dal Fatto Quotidiano. Si parla della scadenza della concessione di servizio pubblico per la RAI e l'ipotesi che, tra virgolette, il canone venga messo all'asta. Cosa ne pensate? Se avete in qualche modo già potuto interloquire, magari informalmente, con il Governo? Sulla prima questione è chiaro che tutto quello che arriverà in vigilanza RAI, e le assicuro che arrivano molte questioni, saranno trattate tutte quante. Chiaramente si hanno un minimo di senso. Questa qui mi sembra che abbia molto senso, soprattutto sull'accesso, quindi non ho nessuna difficoltà a dire che verrà trattata. Per quanto ha dichiarato Catricalà,
e dobbiamo iniziare un percorso. E se, ma un percorso che cosa significa? Significa che già nel primo ufficio di presidenza abbiamo detto che avremmo sicuramente ascoltato, oltre al consiglio di amministrazione tutto e oltre poi man mano arrivare direttori di reti e a direttori di testate, anche il viceministro con delega alle telecomunicazioni Catricalà, per comprendere meglio il suo pensiero, ma anche sul contratto che è scaduto il 31-12 con il contratto di servizi con la RAI, e capire un poco a che punto siamo, perché deve arrivare sul tavolo chiaramente dopo l'approvazione della vigilanza RAI per un parere. Rispetto a tutto il percorso di, si ipotizzava, di vendita della RAI, chiaramente ripeto alcune cose che ci siamo già detti, che in questo momento vendere la RAI significa svendere la RAI e la RAI non si svende. Secondo, non si può vendere qualche canale RAI se non in questo paese non facciamo una legge seria sul conflitto di interessi e sull'antitrust. Faremmo peggio invece che meglio. E quindi adesso dobbiamo pensare, non certo in sé la commissione di vigilanza RAI, però dobbiamo riuscire a creare un dibattito pubblico su che cos'è la RAI come patrimonio pubblico, come questo paese e questa cittadinanza vuole il proprio servizio pubblico, e quindi iniziamo un percorso di dibattito. Per esempio giovedì domani alle 5 a Palazzo Marini siamo stati contattati un po' di tempo fa dall'associazione Move On, e facciamo un incontro a Palazzo Marino cercando di comprendere anche bene le proposte di Move On, i 5 punti per la riforma della RAI che erano già stati presentati qui in Parlamento, e quindi non è solo con Move On, ma si inizia un percorso sempre più attento di partecipazione, dove tutte le associazioni, i cittadini che hanno già lavorato a un'idea di riforma, quindi diciamo dal basso, iniziamo a creare un percorso, un dibattito pubblico. E credo che anche i vertici RAI, rispetto a un dibattito pubblico su cosa dovrà essere la RAI per esempio nel 2016, sono molto d'accordo. Salve, Francesco Mesano, Europa, salve da questa parte. Lei anche l'altra volta, all'altra conferenza stampa, ha detto che iniziava la sua presidenza nel segno della pluralità di voci, che avrebbe garantito assolutamente la pluralità. Volevo rubare davvero 30 secondi per spiegarci qual è il suo concetto di pluralità, anche a partire dal fatto che nel suo gruppo parlamentare le voci critiche, le voci di dissenso sono state in qualche modo silenziate. Tra mezz'ora si chiuderà la votazione per l'espulsione di Adele Gambaro, che aveva esposto una posizione critica verso la vostra linea politica. Volevo se poteva esporci magari in 30 secondi, in un minuto, la sua idea di pluralità. Pluralità in questo paese molto spesso è stata una parola che è stata interpretata molto male, secondo me, perché si pensava alla pluralità come la pluralità dei partiti politici, ovvero Rai 1 poteva avere il suo riferimento di partito, Rai 2 il suo, Rai 3 il suo e così via. E chiaramente questo per molti all'interno dei partiti veniva considerata pluralità, cioè si accontentavano di questo tipo di pluralità che portava acqua al mulino dei partiti. La pluralità di informazione è tutt'altro, è quella che garantisce un giornalismo libero e indipendente da qualsiasi tipo di condizionamento nei contenuti e nella programmazione, e dove il controllo pubblico viene da parte delle persone. Quindi pluralità nella RAI e nel vostro movimento invece? Vuoi che ti rispondo a questa domanda qui? Certo. Va bene. E rispetto alla pluralità del nostro movimento, io davvero non conosco un movimento dove più si discute democraticamente come il nostro, ovunque. Il punto è che non si può assolutamente pensare di andare ogni volta mettendo a repentaglio il lavoro dei tuoi colleghi, mettendo a repentaglio il lavoro che si fa all'interno delle commissioni, mettendo a repentaglio nel momento in cui si elegge un nuovo capogruppo e quindi c'è un momento anche buono, gioioso, forte per il movimento. Non si può offuscare tutto questo con
dichiarazioni che sappiamo che poi vengono chiaramente prese e viene offuscato tutto il lavoro del movimento. Qui non è un fatto di diritto di critica, diritto di opinione, che il nostro movimento c'è anche per 20 giorni di fila, 24 ore al giorno nelle riunioni, però io non vedo perché bisogna sempre poi uscire fuori e parlare contro quello che si è fatto tutti quanti insieme, e quindi magari si sta su un'altra frequenza, su un'altra linea. Questa cosa qua, col diritto di opinione e la libertà personale delle persone, non c'entra proprio niente, c'entra con un concetto che è molto superiore, che sono lealtà e valori. Salve, De Vita Vanessa della teleagenzia. Mi ricollego un attimo al collega che appunto citava l'articolo di quest'oggi del Fatto Quotidiano. All'interno dell'articolo c'è scritto che il Movimento 5 Stelle, presieduto da, appunto, e la Vigilanza RAI presieduta da lei, vorrebbe ridimensionare la RAI per ridurre il canone, e l'intenzione, a quanto riporta il Fatto, del Ministero ovviamente è quello di neutralizzare lo sperpero, e recuperare l'evasione dell'oltre 20% del canone. In che modo? Non so, perché non ho capito bene la questione rispetto al movimento all'interno di questo articolo. Sì, mi legga il pezzo, perché questa parte qui non l'ho letta. E non è un mistero che tanti italiani, compreso il Movimento 5 Stelle che presiede la vigilanza con Roberto Fico, vorrebbero ridimensionare la RAI per ridurre il canone, che quest'anno ha superato i 113 euro. In realtà, quindi, non è una mia dichiarazione, non è una dichiarazione di nessuno del movimento, è un'interpretazione del Fatto rispetto a quello che è stato detto. Io posso dire solamente che se noi vogliamo mantenere la pubblicità, chiaramente la pubblicità è in contrapposizione con il canone. Se invece vogliamo mantenere il canone, come io penso sia più giusto mantenere il canone, perché il canone ha la possibilità di finanziare tramite la cittadinanza la propria televisione. Poi questa televisione però poi deve essere veramente di qualità, che faccia cultura e che abbia un'informazione, un giornalismo totalmente libero e indipendente. Ricordiamoci comunque che in questo momento il 70% della RAI è finanziata dal canone e il 30% è finanziato dalla pubblicità. Però ecco, volevo capire una cosa su questo. La RAI appunto ha questa natura, diciamo, ibrida, perché ha anche, insomma, un bilancio che appunto ha queste due voci. Che vuol dire se vogliamo mantenere la pubblicità o se vogliamo mantenere il canone? Che l'idea è quella di una RAI allora tutta pubblica, con un canone più basso ma pagato da tutti, chiaramente, oppure con una reti magari invece solo finanziate dalla pubblicità e quindi che vanno sul mercato? Torniamo al discorso dell'eventuale cessione di una rete o di un ramo d'azienda. Esatto, chiaramente noi siamo in un percorso ed è per questo che dobbiamo aprire anche un dibattito pubblico su questo. Una cosa principale è che secondo me nel momento in cui teniamo una o due reti totalmente pubblica, con una riforma anche del sistema radiotelevisivo, il canone può essere tranquillamente più basso e però essere finanziato completamente, finanzia totalmente la TV pubblica, e quindi da parte dei cittadini. E poi possiamo pensare al resto con la TV, chiamiamola commerciale, che ha in sé le pubblicità e quindi la raccolta pubblicitaria. Chiaramente se noi anche pensiamo alla BBC, la BBC viene finanziata sul territorio nazionale solo dal canone, mentre nel mondo viene finanziata anche dalla pubblicità. Quindi possiamo avere tante idee, ma queste idee passano anche attraverso le riforme che il Paese deve dibattere in modo partecipato e deve poter fare, perché io credo che un Paese civile faccia un sistema, abbia e debba avere un sistema radiotelevisivo che sia libero e finanziato dalle persone. Giorgio Santelli, Rai News. Una considerazione le chiedo. Nel momento in cui ha assistito, come abbiamo assistito ognuno di noi, a ciò che è accaduto alla televisione pubblica greca e pensando anche alle difficoltà che l'azienda di servizio pubblico italiano ha in termini di sofferenza, come ha visto quel momento? E dall'altra parte, nel momento in cui
si modificasse la situazione della RAI, arrivando anche alla vendita di una delle reti, il quadro dei dipendenti quale potrebbe essere? In quei momenti in cui ho letto gli articoli della TV pubblica greca, il licenziamento di 2800 persone, l'ho vissuto in modo sicuramente drammatico, perché è come se man mano un paese in crisi come la Grecia si spegnesse, un paese che poi non è così lontano chiaramente da noi. E mi vengono anche i brividi a pensare di vendere tutto il patrimonio che magari la TV greca, anche magari con gestioni sbagliate, aveva costruito nei suoi anni, e dare tutta la TV di Stato poi in mano a privati. In questo momento non so se la Grecia ha una riforma per tutelarsi da quello da cui noi ci dovremmo tutelare in caso di vendita di una rete, ovvero antitrust e legge sul conflitto di interessi. È sicuramente un momento drammatico. Non credo che noi, l'ho già dichiarato, siamo nella medesima situazione in questo momento, però faremo di tutto affinché, leggevo dei dati incredibili, per esempio dei dati che se vendessimo la RAI in questo momento lo Stato guadagnerebbe 2 miliardi di euro, ma 2 miliardi di euro sono neanche la metà dei soldi che abbiamo programmato di spesa per gli F-35, che sono qua quest'anno 4,9 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di assurdità. Andrei sempre a tagliare gli F-35, che oltretutto sono anticostituzionali perché sono aerei di guerra, mentre la RAI è costituzionale e quindi andrei a finanziare la RAI. Se posso, solo una domanda brevissima che riguarda più l'attività del vostro movimento che quella di Presidente della Commissione di Vigilanza. Una revisione anche, come dire, dal basso della Gasparri, che in questo momento tiene imbrigliata un po', no? Il sistema radiotelevisivo italiano, l'avete valutata, ci avete ragionato, in attesa di una riforma più complessiva? Assolutamente, i tavoli di partecipazione che iniziamo prevedono una riforma e quindi anche il superamento della legge Gasparri. Come Movimento 5 Stelle noi, forse non c'era ancora il movimento, era il 2009, facemmo il nostro V-Day 2 che chiedevamo come referendum l'abolizione della legge Gasparri.